Problematiche, i cambiamenti, le problematiche sono tante e non caratterizzano neppure soltanto il Trentino o l'Italia, sono le problematiche del mondo intero. Credo che occorra una revisione consapevole del nostro lessico, che è un lessico dell'esclusione. Pensiamo alla parola extracomunitari, quale comunità? Allora anche gli svizzeri o gli americani sono extracomunitari. Tutta la retorica che si è fatta sull'identità, quanto ormai è acclarato e molti studi antropologici lo dimostrano, che abbiamo tante identità, tutti noi, e per fortuna perché ci servono tutte. L'integrazione stessa è una parola chiave, una parola sacra, che è quasi un tabù, ma l'integrazione troppo spesso significa assimilazione, e poi non è detto che persone forestiere che vengono da fuori abbiano voglia di integrarsi, e anche questo è un diritto secondo me. E poi naturalmente clandestinità, che è assimilato a criminalità purtroppo. Allora io credo che questa revisione del lessico sia possibile. Una volta si diceva la mia serva, no? Beh, poi si è passati alla domestica, poi alla colf, alla collaboratrice. Non è un politicamente corretto ipocrita, no? Quello del diversamente vedente per cieco. No, è una questione di ricollocazione e di rappresentazione di realtà sociali e di modalità dell'esistenza che sono diverse.